Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa spiaggia che si trova poco distante da Cabo, uno dei luoghi più famosi della Bacca California. Questa spiaggia si chiama El Tule, si trova poco distante perché noi non abbiamo trovato un posto giusto nella cittadina per rimanere questa notte, abbiamo preferito uscire un pochino. Ci sono parecchie costruzioni, sono ville e resort. Lì c'è l'oceano, che qua è abbastanza calmo, infatti sembra dedicata ai surfisti un po' più inesperti, quali potremmo essere noi ad esempio. Pensavamo che questo potesse essere un posto rumoroso la notte, perché trovandosi vicino a una grande città in genere c'è sempre qualcuno che viene a passare la notte divertendosi con un po' di musica da queste parti. Effettivamente è successo, credo intorno a mezzanotte, l'una di notte, sono arrivati dei ragazzi che hanno acceso la musica, gridato un pochino, si sono divertiti un po', forse è durato tutto un'oretta e mezza, dopodiché sono andati via. Ma facciamo il nostro caffè. Ieri i nostri pannelli solari non è che ci hanno aiutato molto, perché è stato quasi tutto il giorno il cielo coperto. Siamo all'89% della batteria. Diamogli una caricatina pannelli oggi, via. Effettivamente le nuvole sono sparite, non c'è più niente. Poco più a nord rispetto a dove ci troviamo noi si trova la riserva naturale di Cabo Pulmo, un luogo molto importante perché è stato un esempio positivo di come il Messico è riuscito a recuperare un'area naturale molto importante che si stava degradando, e quest'area era stata resa famosa da Jacques Cousteau, che qui è venuto tantissime volte e addirittura aveva soprannominato questo posto l'acquario del mondo. All'inizio non deve essere stato facile per il Messico far funzionare bene questa riserva naturale, dato che moltissime delle persone che vivono questa parte della costa vivono proprio di pesca. Pian piano stanno arrivando altre macchine e l'ambiente si sta popolando sempre di più. Adesso là ad esempio c'è una macchina che sta cercando la via d'uscita. Insomma, non è facile trovare la via giusta, perché probabilmente cambia anche giorno in giorno. Da questo lato è un po' più semplice. Wow, oggi è la giornata veramente bella. Ci sono solo le solite Messico e nuvole. E tu dove vai? No, non andare lì sotto. Non salire sulla gomma. Ora però ci vogliamo spostare, perché qui non c'è molto segnale telefonico e tra un paio d'ore abbiamo una diretta con Frank sul suo canale Instagram, il nostro amico che lavora a Radio DJ, e quindi abbiamo bisogno di un posto con più segnale telefonico. Comunque la nostra dunetta alla fine ha fatto il suo lavoro. È bello vedere tutti i camion che sono parcheggiati all'ombra sotto il ponte. Sono tutti camion da cantiere, perché lì nella strada di accesso stanno sicuramente costruendo qualcosa, probabilmente l'ennesimo resort. Quindi non credo che tutta questa situazione durerà ancora a lungo. Però guardate là in fondo che spettacolo, c'è un cielo bellissimo. Ecco, certo che qua però c'è sta l'acquitrinio. Non si riesce proprio a camminare bene qui. Questo è un po' il passaggio in fuoristrada che alcuni vogliono fare per andare a parcheggiare qui e poi alla fine. Andiamo a vedere. Cioè, quella macchina praticamente sembra parcheggiata nella laguna, ma in realtà è entrata dal lato opposto. Invece ci sono degli uccelli piccolissimi. La nostra mappa del mondo qui su questo gavone praticamente ormai è invisibile. Sono rimaste solamente le scritte nere. Facciamo scaldare Valentino. Di solito quando mi fermo nel medio della calle o diciamo in zone densamente civilizzate, il GPS lo stacco sempre. Noi ci troviamo proprio qui, praticamente a Cabo San Lucas, e la riserva di Cabo Pulmo di cui vi parlavo questa mattina è qua, sul fianco interno ormai della penisola della Bacca California, quindi affacciato sul Mar de Cortez, e come vediamo da questa mappa si trova proprio sulla linea del Tropico del Cancro, che già abbiamo attraversato diverse volte nell'ambito di questo viaggio. Guardando sul sito della compagnia telefonica mi sono reso conto che praticamente quasi tutta questa zona della penisola è assolutamente fuori copertura cellulare.
insomma. Vado a vedere. Insomma. Sì, è quello però mi sembra anche più basso. Vediamo un po'. Ragazzi, qua non ci passiamo, è effettivamente proprio al pelo, dobbiamo tornare indietro. Il problema è che adesso c'era un furgone dietro con il doppio rimorchio che ci seguiva e deve fare marcia indietro, ma non è poi così facile. Siamo passati dall'altro passaggio, era più alto. Abbiamo dovuto prendere il desvio per i camiones. Cioè, mi è venuto il dubbio perché non c'erano segni sul soffitto in quella parte del ponte se non nella parte finale, quindi era effettivamente in salita. Sì, è vero, alla fine del ponte uno andava tranquillo, alla fine trac, sbam, sbam. Quasi arrivati in strada velocissima, da pochi chilometri, e adesso riproviamo a cercare un parcheggio e vediamo che succede. Disculpe, dove puoi stazionarmi per 2 ore, 3 ore? Nell'arroyo. Non sa. Ci ha detto di andare nel fiume dove c'è il parcheggio a pagamento. Stiamo provando a vedere se si riesce a riempire i serbatoi in queste da questo camion. Che acqua normale. La luce della cosetta tu per aiutarti. Questo non viene per funzionare l'acqua. No, è quando devo mettere la pressione. Forse dal camion non si riesce perché c'ha dei tubi enormi. Però il signore conosce una persona qua di un ristorante e forse ce la fa fare da lui. Bisogna fare una manovra un po' strana. Mettiamo un po'. Cioè qua in retro? Sì. Vamos a ver se il ristorante ci fa riempire i serbatoi, perché qua non è tanto semplice. Allora, dobbiamo arrivare proprio dentro il ristorante. Con la nuova manghera che abbiamo, possibile che ci arriviamo, se no loro ne hanno una da aggiungiamo. Posso aggiuntare un po' di tubi. Andiamo a vedere se arriva l'acqua.
chissà che non arriva nada. Qui mi sembra di capire che hanno tutti i tank dell'acqua e quindi non c'è la pressione della rete. Quindi adesso lui è andato su ad aprire. Non llega! Non llega nada! No! Allora ragazzi, utilizzando la pompa riesco a caricare a 6 litri al minuto. Ci vuole un po' di tempo, però vabbè, sono stati molto gentili. Finché non diamo noia qua, proviamo a caricare. Questo è il ristorante, il retro del ristorante. Ci ha spiegato che in realtà anche tutte queste case sono comunque sue e sono affittate. Intanto qua al ristorante stanno portando una quantità industriale di tortilla che gliele portano a domicilio questo signore. Abbiamo capito che il signore che gli ha portato le tortillas lo chiamano il tortigliero, giustamente, e adesso è arrivato il signore che gli ha portato il ghiaccio, cioè il ghielo, non so come lo chiamano, il signore del gelo. Hola! Vienen de vacaciones. Hola. Hola. Sí, sí, viajeros. Por... ¿Y dónde se van a estacionar aquí? No, no. No se puede aquí, creo. Me gustaría estacionar. No, no. No, no se puede. Pero, ma, ¿usted es el primo del señor? No. Ah, yo no. Soy amigo de don Chano, el dueño de aquí. Ah, ok. ¿Y qué van a hacer o qué te dio? Nosotros somos viajeros. Ajá. Y estamos haciendo la vuelta del mundo. ¿La vuelta del mundo? En muchos años. ¿Oh, sí? Son como 4 años que vamos viajando. Ajá. Empezamos desde África. Ajá. Y cruzamos en América del Sur. Ajá. Y como en 3 años más o menos llegamos acá. Mucho tiempo. Pues llegaron a una ciudad muy tranquila. Cabo es muy calmado, muy tranquilo. Sí, muy... Sí, para nosotros... Hay mucha gente, somos acostumbrados a lugares a todos, sí, sí. Menos, con menos personas. Ma nos gusta mucho. Tenemos que estacionar un poco, no ahora, ma como un mediodía hoy, solo para mirar, dar una vuelta al centro, solo esto. Ragazzi, ci vuole un po' di tempo. Uno dei serbatoi non era ancora vuoto, sto riempiendo questi due, però sono molto gentili qua, alla fine già un paio di persone si sono preoccupate di trovarci un parcheggio per il pomeriggio, dovremmo andare a fare un giro qui. Non è tanto facile per un camion di queste dimensioni quando siamo in queste città, soprattutto posti come questi che sono straturistici e oggettivamente non è che i turisti qui vengono tanto in macchina, vengono più che altro con gli aerei. Vediamo cosa troviamo. Intanto stiamo caricando l'acqua. Estilo guerrero. Estilo guerrero, Abbiamo chiesto perché questo ristorante, cioè, fa uscire piatti pronti a vagonata. Stiamo caricando i piatti probabilmente da portare a gente che lavora, non lo so, consegna a domicilio, ma un pick up pieno. Catering completo. Ammazza che fame sta a venire, anche se è presto sta venendo fame. Ha detto che fanno cibo in stile guerrero e in stile di Acapulco, che bisognerebbe provare effettivamente. E così vedete come scorrono le giornate, caricando l'acqua a pochi litri al minuto. Si passa il tempo, si conosce un po' l'ambiente, ormai stiamo conoscendo tutti in questo vicinato, chiamiamolo così. Si sono anche offerti eventualmente di darci posto parcheggio qua, se trovano il proprietario di questa macchina, che in questo momento non c'è, ahimè. Vedremo, l'unica cosa è che c'è il filo e quindi noi non ci passiamo. Ci sta il filo, quindi noi non ci passiamo. L'ultima cosa che vorrei fare a questa brava gente che ci ha aiutato è tagliargli il filo della corrente. I serbatoi anteriori sono quasi pieni, va bene così. Diamo un colpetto a quelli posteriori. Però, visto che tra un po' si farà una certa, non si è ancora fatta, ma tra un po' si farà, e visto che abbiamo qua a fianco questo ristorante che fa roba da asporto, che se fa? Ne approfittiamo e proviamo a assaggiare questa roba in stile guerrero. Va, vai a chiedere. E cosa prendiamo? Voilà. Wow. Ammazza ragazzi, che padelle enormi. Hai carne alla romana? Non tiene, quando è
carne adobada, sì, con arroz, con insalata e frijoles. Insalata e frijoles. Sì. Quanto vale un piatto? 30. Dos. Para comer aquí? No, para llevar. Prendiamo due platos para llevar. Carne adobada. Ah. Cioè, qua sta andando via un'altra furgonetta piena di roba da mangiare, piena. 60 peso al piatto, neanche 3 euro ragazzi, non arriva a 3 euro un piatto completo di carne addobbata con insalata, un po' di roba. Mucho trabajo questo ristorante, eh? Se trabaja bien. Mucha comida, di salire da questo. Fa la obra, eh? Parlo al trabajador della obra. Bueno. Questo ci sta un sacco di cose. Un sacco di cose da mangiare. 120, corretto? Sì, 120. E questa è questa, è in stile guerrero? Stilo guerrero. È stilo guerrero? Mm-hmm. Che sarebbe questo stilo guerrero? Come si va a preparare questa comida? Ah, perché questo è un stesso de guerrero? Guerrero. Bien, gracias. Sì. Ci abbiamo il nostro cibo da sport. Tieni luci, comida. Ammazza, oh. Chiudiamo l'acqua. Direi che ci siamo ragazzi, chiudiamo l'acqua. Vamos. Ma alla fine noi dobbiamo fare la diretta con Frank. E quindi adesso parcheggiamo qua. Alla fine ci mettiamo nel parcheggio di questo City Club, che non è tanto lontano dal centro, non è un posto dove si può rimanere la notte, però per il giorno va benissimo. Facciamo la nostra diretta e poi andiamo a fare un due pass. Dos con uno. Visto che ci siamo piazzati. Ammazza, oh. Quanta roba! Carne adobada! E anche le tortillas del tortigliero! Comimos algo bueno, dove ci mettiamo? Qui si mangia così, un po' fast food. Così, eh? Dai, mazza, ma quant'è questa carne, ragazzi? Mmm, che profumino! Sì. Vamos! Nel trasporto l'insalata si è un po' mescolata ai fagioli, però qua sotto ci sono i fagioli. Qui abbiamo le nostre tortillas. Abbiamo anche una vista fantastica sul nostro City Club Home and Business, che però abbiamo letto essere un supermercato tipo Metro, e quindi mi sa che non ci potremo andare a comprare niente. Vamos comiendo tortillitas. E questa però come fai, scusami, la carne devi tagliarla, cioè non è questa, la devi mangiare come una bistecca. Ci è andato anche la salsina qui nel sacchetto. E come la salsina sarà tostissima forse. Salsina, è piccante? Mm-mm. Vamos de doppia tortiglia, è veramente buono. Stiamo mangiando un po' presto, eh? Mi è arrivata una botta di carne piccante. Poi chissà perché ogni tanto quando metti roba troppo piccante e forte ti viene il singhiozzo. Bene, e dopo la mangiata e dopo la chiacchierata con Frank, che ringraziamo tantissimo, è stato divertentissimo, andiamo a fare due passi qui a Cabo, andiamo a vedere che c'è sta. Pizza nostra artigianale. Le costruzioni qui a Cabo non è che siano proprio tutte tra le più belle che abbiamo visto finora. Stanno costruendo a manetta. Condominio se vende. C'è anche il progetto pilota che si può vedere, insomma, come verrà il soggiorno. Ma l'altro giorno si è aperto. Qui vanno tantissimo anche questi locali all'aperto e ne capiamo il motivo. Ragazzi, fa un caldo pazzesco. Questo è la suona della sirena della polizia. Comunque, sono venuto a venire da questa parte perché volevo vedere da vicino i camion dei pompieri. Cioè, oggettivamente sono bellissimi. Durante il nostro viaggio abbiamo visto altri camion dei pompieri sullo stile americano, come li chiamo io. Però questi qua sono veramente magnifici. Questi sono tutti i camion in funzione. Che mezzi pazzeschi. Ce n'è anche uno
un po' più antico, cioè decapottabile, non l'avevo mai visto. Guardate che spettacolo, assolutamente meraviglioso. Trasporto, un trasporto equipaggio, si vede bene anche dentro. L'attacco dell'acqua è gigante. No, veramente magnifico. Questi li fanno nell'Ohio dal 1890, cioè fatti apposta per i pompieri. Cioè, tantissima roba. Ammazza, guarda qua. Mi piacerebbe farmi spiegare per bene come funziona tutto. C'è anche la mini macchina, questa però è solo per il trasporto leggero. Che mezzi, ragazzi, che mezzi. Cioè, qua alla stazione dei bomberi c'hanno i souvenir. Ma che idea spettacolare. C'è anche quello della polizia, però, c'è il boccale di birra della polizia. Bomberos del Cabo San Lucas. Qui abbiamo un terreno a disposizione, sicuramente tra un po' sarà messo in vendita e ci viene fuori un supermercato, un centro commerciale. Qui stiamo arrivando nella zona del porto, quindi ottima posizione. Io ho tirato fuori di nuovo il mio ombrellino. Ragazzi, ci troviamo di fronte al porto turistico, cioè io una quantità tale di yacht, mini yacht, non le ho mai viste. Infinito, non si vede la fine là. Non si vede neanche l'uscita verso l'oceano. Cioè lì c'è la Luxury Avenue e hanno costruito a tal punto tutta questa lingua di terra che probabilmente hanno rubato al mare, per cui non si vede neanche dall'altra parte. E questa è la walking map di Cabo San Lucas. Noi ci troviamo qui ed effettivamente non si riesce a vedere il mare, quindi dovremmo riuscire a fare tutto il giro e andare a vedere la spiaggia. L'acqua qui non è che sia proprio pulitissima, però il pellicano ha pescato un pesce. Però ragazzi, là sotto ho appena visto passare un leone di mare. Sta nuotando placidamente qua in mezzo alle barche. Queste sono tutte barche per andare a pesca in alto mare. Cioè, stiamo provando a fare il giro di questa marina e non ha fine, ragazzi. Barche da pesca a perdita d'occhio. Però, se vuoi prelevare, puoi farlo qua. Vista barche, un attimo, insomma. E tra l'altro, da notare che ti dà dollari americani, no peso. Cioè, ragazzi, qua sotto è pieno dei pesci. Perché non ci sono i pellicani a pescare qua? Comunque, altri yacht e altri locali non hanno fine. Vuole passare, stanno bloccando il passaggio. Ci ha guardato io con l'occhio io. Oh, che volete fare? Mi volete dare magna o no? Sto qua per qualcosa o no? Secondo me sono abituati che qua gli danno da mangiare, quindi lui sta aspettando. Yeah, bebe! Hello! Yeah, bebe! Vuoi salire la camera? Sì, ora! Come sta, amico? Bien? Bien! Where you guys from? Italia! Ma alla fine, dopo questo giretto, siamo tornati da Valentino. Al parcheggio del supermercato, che ci ha ospitato per tutto il pomeriggio. Ragazzi, ho trovato questo bigliettino attaccato alla portiera di Valentino, che dice: ciao, sono Daniel, spero che state bene, sono sicuro che ci siamo incontrati un po' di anni fa in Bolivia, io stavo viaggiando con la mia KLR 650 con un mio amico che aveva una Tacoma, spero che stiate bene, e ci ha lasciato un numero di telefono. Grandissimo Daniel, credo di ricordarmi chi è, l'abbiamo incontrato a Uyuni forse, mentre noi stavamo filmando quelli che facevano cross. Adesso proviamo a sentirlo, grande. Forte. Vamos. Bene, adesso riprendiamo la strada. Dobbiamo cercare un posto dove fermarci questa notte. Un'opzione potrebbe essere quella di tornare dove siamo stati. Intanto usciamo da Cabo, che è sicuramente un bel posto dove venire a passare qualche serata in qualche locale, ma non è quello che stiamo cercando in questo momento. Quindi, vamos. Alla fine
fine quella di questa notte è stata silenziosa, corriamo il rischio da un'altra parte, ma d'altronde qua ogni sera può essere diversa. Ora stiamo andando tra l'altro in direzione di San José. Cioè praticamente la nostra playa su Google era una tabula rasa, adesso ci viene armato. Sì, ma secondo me non c'è niente. Non esiste più la playa. Ah no, c'è ancora. Cioè, di fianco all'hotel. Nel bel mezzo di due mega resort. Comunque c'è anche il banchetto dei massaggi, eh? C'è lì un signore che sta facendo fare un massaggio, non sembra niente male. Vediamo un po'. So step it up, baby I'll be gone. Ma prima di piazzarci in modo definitivo dobbiamo dare un occhio a questa playa perché probabilmente merita. Cioè, è incredibile vedere là in fondo quelle costruzioni a picco sull'oceano che sono un balcone sopra l'altro. Beh, qua non è fatto male. Wow. Cioè, sono dei condomini questi, non sono dei resort, sono dei condomini sul mare. Ragazzi, però abbiamo deciso di andare a provare a testare questa playa andando a fare un bagno. Lucia porta anche la maschera, così per i tiburon sta più tranquilla. Su questa spiaggia ci sono anche i ferri di cavallo. Qua le onde però non sembrano tanto alte. Ma ammazza che duna! Non finisce più! Cioè l'acqua è bellissima, ragazzi, è veramente fantastica. E i tiburon qua non ci sono. No, proprio stare qua non è che si riesce tanto. Speriamo si facciano vedere con la pinna perlomeno. Vai! Tuffa! Vai! 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 Attiamo! C'è un momento che rimani lì e che ti trovi la terra sotto i piedi, allora devi correre.